even get some calls. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 18ª puntata di Farming Simulator 2015. Allora, oggi andremo a seminare e a ripreparare quindi tutti i campi. Ora stiamo seminando praticamente il campo nuovo, l'ultimo acquistato. Poi andremo a comprare, io volevo diciamo comprare le prime 2-3 mucche e magari dargli un po' di erba, ecco, giusto per avviare, per sveltire un po' le cose. Poi ad aumentare la produzione, ragazzi, si fa sempre in tempo. Bene, poi diciamo andremo avanti appunto sempre con le mucche, vediamo cosa diciamo cosa gli serve, cerchiamo magari di andare a portargli un po' di erba intanto all'inizio, erba e magari paglia, e poi appena abbiamo altre cose, quindi magari dovremo andare a comprare più avanti un voltafieno, e quindi insomma ne abbiamo da fare adesso che basta. Quindi ora seminerò questo campo di mais, penso anche un altro perché visto mais ne abbiamo poco, poi faremo uno o due di frumento, adesso vedo, comunque mais e frumento vanno giù questa volta, prossima volta invece magari faremo colza e magari ancora orzo, un po' di mais e avanti così. Comunque a breve diciamo inizieremo con il multiplayer, speriamo vada anche bene, che non laghi troppo, quindi dopo dovremo cominciare ad andare via un po' più veloce, perché magari finché io semino qua un altro può seminare diciamo un altro campo, e quindi diciamo andare a guadagnare tempo preziosissimo che poi magari ci servirà per fare moltissime altre cose. Vabbè, allora io intanto diciamo vado avanti a seminare, per farvi vedere la semina, penso sia proprio così emozionante da vedere, anche perché ormai l'avete vista e stravista, e farete in tempo a vederne ancora ancora molte, ecco. Quindi intanto semino questo e poi magari eventualmente riprenderemo un po' il video quando avrò finito magari di andare a seminare gli altri campi, e magari cominceremo a comprare qualche mucca, diciamo cominceremo a mettersi in moto un po' e fare diciamo qualcosina, ecco. Probabilmente adesso semino un po' così, poi ripasso diciamo i bordi come sempre e via. Come vedete, seminatrice si è sporcata subito, il trattore si sta già un po' intozzando e vabbè, insomma il lavora, posso io che le dica. Pecore sono ancora a posto perché ce ne sono poche e quindi anche il tempo ultimamente è stato tenuto basso, perciò perché c'era la trebbiatura di mezzo, quindi diciamo a breve dovremo cominciare a spostare i primi bancali, magari andando a comprare un altro po' di pecore, ecco. E allora ragazzi, intanto terminato il campo nuovo e anche diciamo quell'altro, adesso sono diciamo sto praticamente seminando il 30, che anche questo verrà fatto di frumento dato che ne abbiamo solo 70.000, e il prossimo diciamo faremo colza, che ne abbiamo 80-85.000, e quindi magari farne un campettino così, giusto per portarne diciamo un po' di più, ecco. Poi appena diciamo avrò finito di seminare i campi, andremo diciamo inizieremo con le mucche, ne comprerò 5 e andrò diciamo a tagliare un po' d'erba in giro, anche sul nostro campettino, tanto sicuramente ne basterà pochissima, e la porteremo là e la svuoteremo sulle mangiatoie. Prossima volta, quando diciamo andremo a trebbiare il frumento, la paglia, diciamo il primo scarico lo destineremo alle mucche,
che comunque ne hanno bisogno, perché poi grazie alla paglia ci fa praticamente il solid manure, ecco, il letame. Quindi diciamo ne scaricheremo un po' e poi il resto continueremo comunque a venderlo, perché ne verrà fuori tanto, sono comunque due bei campi, quindi ne verrà fuori, ecco. Io intanto continuo e ci vedremo dopo. Allora, tutti i campi sono seminati, la nostra erba in quel campetto non è cresciuta, però siccome qua ce n'è per le mucche che adesso andiamo a prendere, ne basterà poca, perché comunque ne basterà poca, direi di andarne a tagliare giusto un po' anche in autoraccoglimento, proprio senza ranghinare niente, giusto per avere un po' di erba da dargli subito. Quindi ci mettiamo a raccoglierla qua, così lungo il campo e anche un po' più in là, e tanto quella in più la vendiamo, quindi non abbiamo problemi. E anche adesso per esempio i campi che sono tutti a crescere, l'unica cosa che possiamo fare per andare magari a guadagnare un po', se non abbiamo nient'altro da fare, è andare a tagliare l'erba e venderla. Così voi tagliate erba e la vendete, perché tanto comunque ne avete, ce n'è comunque molta, e quindi potete benissimo appunto andare avanti con questa configurazione, nel senso falciatrice davanti, trattore dietro, senza stare là, perda tempo, ranghina, fa questo, fa quello, e vedete questo sprazzo di ce n'è di erba, perdete siamo già 16-17% del carro, e con le mughe che prenderemo, fidatevi che adesso mi non vado più su qua, questo è poco meno sicuro. Dai tratturino. Oh, andando avanti così diciamo riuscite comunque a tirar su un bel gruzzoletto di erba, e quella in più la vendete, sono sempre solide, perché all'inizio se non fate missioni magari non siete partiti con la vendita degli alberi, che anche lì poi andremo a vedere, perché ci sono guadagni diversi in base agli alberi che tagliate e gli alberi da dove, diciamo, quali tagliate, perché se per esempio prendete quelli nei punti adatti della foresta e dritti vi danno mari più soldi, se andate a prendere quelli mari più storti eccetera eccetera, più corti, vi danno meno soldi, quindi anche lì ci saranno delle scelte da fare su che alberi andare a tagliare. A parte che 3-4 alberi sparisce proprio, no, a velocità lampo di più, perché proprio mi intriga in una maniera assurda, e quindi sarei prima a partire. Adesso siamo al 31, aspettavo arrivare almeno al 50%, togliere via un po' sta parte qua, e poi andiamo a prendere le nostre prime 5 mucche, così da andare a completare tutti gli animali dentro il 20° puntato, non è neanche male. Se pensate ai mezzi che abbiamo, il ranghinatore abbiamo già quello grande, abbiamo già un New Holland, le barre da trebbio sono già belle grandicelle, e non è che ho diciamo trebbiato chissà quanti ettari, perché comunque essendo da solo le cose sono un po' diminuite. Fortuna che ho inserito a modo speed farming e mi ha velocizzato, portato avanti un po' il lavoro, altrimenti sarebbe stata un po' più dura, ecco. Voi come vedete attorno a questo campo ne avete de erba da tagliare e da rivendere, che vedete ci sono 43%, da arrivare a 50 e poi andare a prendere, beh arrivo fin fondo, dopo basta. Ho cominciato a crescere un po' il mais. Va bene, dai, direi basta, anche perché allora mucche, o meglio, scusatemi, perdonatemi, vacche. Vacche, cazzo, si chiamano vacche. Vai dal veterinario e dice vacche. 2.500 euro, bestia. Costano, Ne prendiamo uno? No, ne prendiamo 5 almeno. Cacchio. Le mucche costano su
nel 2015, non era mica così nel 2013, mi sembra, costavano meno. Allora, andiamo a vedere dove sono. Sono in basso, parte opposta delle piegole, perfetto. Allora, tagliamo su quel campo come sempre, giù per questa stradina qua. Comunque fortunatamente l'azienda ce l'hanno messa più o meno in centro, no? E quindi la distanza più o meno è quella. Basta, adesso devo solo imparare un po' le stradine, perché magari andare a vendere in su e in giù, destra e sinistra ancora magari l'ho già fatto, ma adesso andare dalle mucche, la prima volta che vado dalle mucche bisogna prendere un attimo mano della strada da fare, che poi comunque ragazzi ne avremo. Comunque vedete anche qua erba che avete, cioè quando ci sono momenti laschi che non avete niente da fare, dateci dentro, perché sono comunque sempre soldi. Adesso abbiamo speso un bel po' per le mucche, 2, 4, 6, 8, 10, 15 euro delle mucche, sin dai via le vacche, e quindi un po' d'erba in più. Vedete anche qua erba ce n'è da tagliare finché volete. Eccoci qua arrivate le mucche in notturna. Comunque vi avevo già fatto la presentazione. Allora c'è lo scarico dentro le dentro la stalla. Dentro la stanno che voglio andare. Adesso lo facciamo un po' incastrare. L'hanno messa un po' così che mi tocca andare a far manovra per dentro, per fuori. Guarda qui che ho messo recinzione qua qui. Oh, non sono andato dentro dietro marcia, come fai? Oh? Mamma, ma cosa fai? Cosa fai? Ma i buoni fare una roba fatta bene una volta. Non mi tocca far così, sento mia manovra per andare, perché magari se vuoi andare dentro di retromarcia. Io vado dentro di retromarcia questa, avevo spazio per girare, sono in realtà che ha recinzio là, che ha fatto fuoco, cenere e ha anche finito. Vediamo quanto ne vogliono. Devo dire ne va giù per quello, pensavo andasse giù di meno. Però se ne mangiano, sicuramente ce ne sta ancora. Adesso devo dormire stasera. Comunque ora possiamo andare a vedere qui mucche 5, produttività 5%, a parte che è appena iniziata, con cime liquido 17 litri e mangiatoie erba 11.000 litri, deposito di latte 2 litri. Beh, 2 secondi che lo comprai, che ho già fatto tutto questo. E vabbè, niente, allora io adesso direi di andare a tagliare ancora un po' di erba fino a riempirgli le mangiatoie, così ora siamo sicuri per un po'. E poi prossima volta quando andremo a tagliare il nostro frumento potremo poi dargli la paglia, potremo dargli la paglia in modo che ci facciano anche il concime solido, ecco, poi giusto per andare a completare, ecco, però prima spingerei sul concime liquido e andrei a prendermi anche una botticella piccolina, che intanto magari andiamo a fertilizzare un po' di campi, concimare un po' di campi in modo che aumenti anche il profitto senza mai andare a buttare via soldi per prendere fertilizzante chimico che poi ha anche un costo. Vabbè, io li scarico ancora entro le mangiatoie. Qua abbiamo intanto biogas, andiamo avanti così a esplorare un po' la mappa ogni tanto. Anche qua vedete erba, ne avete finché volete, anche a parte di qua, guardate quanta. Se poi vi togliete via i 2-3 alberi magari dalle scatole, vi lascia proprio spazio libero. E niente, vabbè, io adesso vado avanti e eventualmente ci vediamo dopo. Casomai pensavo magari andare a vendere carro di orzo e magari andare a comprare un voltafieno per preparare appunto le cose, per poi cominciare alla grande con
con le nostre vacche e continuare con le pecore, le galline e tutto quello che va dritto, insomma. Beh, le mangiatoie sono a posto per 6 giorni, ovviamente non saranno 6 giorni, perché poi appena comincia a consumarsi potete andare, diciamo, a rimetterne ancora, però diciamo, direi che anche per questa puntata è tutto. Quello che dovevo fare, diciamo, l'ho fatto, era appunto di andare a seminare tutti i campi e sperare di avanzare tempo per comprare le buche e dargli anche, diciamo, un po' d'erba, ed è stato fatto. Ora andrò a tagliare un po' d'erba, diciamo, per esempio anche lungo qua potrei già iniziare, e poi andare dalle pecore e riempirli comunque la mangiatoia per stare tranquilli, e poi vendo il restante d'erba. E niente, ci troviamo la prossima puntata con la trebbiatura e, diciamo, il dare la paglia alle mucche, in modo che magari aumentino anche la produttività, ecco, la produzione del latte, quindi anche del concime liquido e anche il solido, perché se ha della paglia fanno il solido, se no, no non la fanno. Però vedremo che dando solamente erba e paglia comunque riescono a produrci qualcosa e, diciamo, poter, diciamo, comunque già cominciare a fare qualcosa col concime liquido. E poi, diciamo, appena inizieremo con la razione mista e tutto quello che gli va dietro, che poi la razione mista sarà per l'ultima, prima ci sarà da dare cos'è, solo silato, mi sembra, insomma, sì, ma anche dar solo l'insilato e poi arrivare alla razione mista. Ma quando si dà insilato si dà praticamente anche la razione mista, perché basta aggiungere paglia e fieno e silato, e quindi è fatta. Bene, quindi direi che anche per questa 18ª puntata della serie è tutto, se non ho perso i conti. E niente, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like. Vi ricordo la pagina Facebook FMarco95 se dovete chiedere qualcosa di urgente, perché magari nei commenti dei video non riesco a rispondere a tutti o non riesco a rispondere, diciamo, abbastanza velocemente. E bene, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao.